Ceno Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Con orgoglio. Ceno Game Studio 7 TV, intervista di Pietro, il cuore di un campione. Ogni atleta una storia, ogni momento è un'emozione, con coraggio e con determinazione. Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Special! Rimini con i trimini. Speciale Rimini, Comics Bini 5-4, Cartoon Crew. の件を見てきたりとか読んできたりとかして、私自身が一番面彼らの言動ってどう考えてもおかしいじゃないですか。でも、主人公のこうなんていうの、に対する悪役としてはもう最高のキャラクターだと思うので、彼らのこう言動とかセリフとかは、とても面白く、見たりしてましたね。まあ、comunque con un codice diciamo che loro non ce l'avevano, però comunque sai che loro lavoravano senza sosta. Però ecco, il maestro Ayama dice che comunque durante il lavoro era arrivato a disegnare l'episodio con Amiba. E l'episodio con Amiba gli è piaciuto particolarmente. Amiba e Jagger, che sono due, secondo lui dice, sono due cattivi di spessore molto interessanti, che danno alla serie un po' uno spirito un po' diverso, no? Grazie. E poi ci chiedeva, ma in Italia come vengono visti questi personaggi? In Italia Ken è, vabbè, noi lo sappiamo bene, molto amato, ha sempre avuto molto seguito, anzi io ho sempre fatto presente ogni volta che si è fatto una conferenza, un incontro, ma insomma lo sappiamo un po' tutti, che l'animazione da noi è sempre stata per certi versi considerata più potente del manga, ma non per cattiveria, non perché sia meglio o peggio, ma perché l'animazione andava in televisione e quindi, anche se io non so, chiedo a mia mamma pensa a Ken il guerriero o a Candy Candy o a qualsiasi personaggio animato, perché chi non si è preso la briga di andare a cercare o a comprare o a recuperare una versione cartacea, alla fine ha subito, apprezzato e amato la versione TV. Quindi io nel nostro immaginario ho sempre ritenuto, concedetemi, tra virgolette, più importante la versione animata. Lo ripeto, non è una gara, è una questione di... cioè, poi magari la maggior parte delle persone che sono qui sono dei cultori e hanno tutto di Ken e ci sta, anch'io ho 3.000 cose. Però siamo dovuti andare a caccia. Ma se voi chiedete a un vostro parente, a un vostro amico, a un vostro cugino che magari non è un fan, sicuramente ha visto, ha seguito anche solo delle parti, dei pezzi, degli episodi e ha un'idea di che cosa si sta parlando e magari gli è anche piaciuto, magari non a un punto tale da diventare un collezionista, un vero fan, però in qualche modo ha segnato una parte del suo immaginario. E vabbè. A me piaceva. No, io adesso mi viene una domanda, non so se è vero, anni fa, perché molti dei personaggi di Ken sono ispirati a attori, modelli, cantanti, ma adesso dirò una cosa che forse può sembrare magari un errore, ma a chi era ispirato Amiba? Boh, non so, non ho idea. だってアミバはほら、グレートストーターザンの伝説って映画があって、そのターザンの
伝説のその、名前忘れてた、そのターザンの主役の人の顔が出た時にはそのまんまだからね。Dice che è stato fatto su un modello del protagonista di Tarzan. Penso, allora forse veramente quello che stavo pensando. Io in realtà io pensavo a Christopher Lambert, quindi forse è un film dei fine anni 80 che si intitolava Cristo, la leggenda di Tarzan. No, ma pensate, io lo stavo pensando, ma volevo vedere qui lui che mi dichiara questo, allora veramente si collegano i pezzi. Non, vi giuro che non è calcolata questa cosa, è un'improvvisazione. だってほら、リュウガだってデビッド・ボーイだしね。リュウガ。ユダ、デビッド・ボーイ。おお、わあ、ベロ。ユダ。ベロ、わお、すごいね。ユダ、ボイ・ジョージ。Mi ha sempre affascinato tantissimo da ragazzino nato all'inizio degli anni Ottanta questo.Questo, perché poi so, questo arriva pop, il questo... glam rock, no? Esatto, questo mashup dove c'è un personaggio, adesso, ma mi viene, scusate, allora, Fudo della Montagna è un po' Bud Spencer. だってね、ほら、ジャギのマスクとか、あれほら、スケバンデカっていう日本のね、テレビドラマがあって、あれセーラー服の女の子がかぶってたマスクのあれを、そのまま原さんが描いちゃったのがジャギのマスクだからね。逆じゃないですか、あれ。え？いや、あっちかと。Finita。Adesso litigano。Stanno litigando per la maschera di Jagger. In che senso? いや今葉山さんの話だとそれ逆じゃないかって言われたんですけど、まあ間違ったらね、多分この映像を撮ってる人がどっかに公開して、あいつなんか言ってんどっつって、私がコアビックスの方からお叱りを受けるだけなので、まあ別にいいです。ジャギーの話。そうそうそう。あ、言ってないんだったらいいや。いや、だからほら。一番初めに主役の女の子がかぶってる。これは、私は知らないよ。はい。dalla maschera che si mette indosso un personaggio di un film, di un noto film giapponese. Wow. Si chiama Skeban.Skeban 2 e Yama non lo sapeva. No, non lo so. Il maestro Yama diceva che l'avevano preso da un'altra parte. No, ah, vabbè. Ah, sì. Ok, sì, sì. Purtroppo non abbiamo. Non è quella cosa? È verissimo. Questo film questo mi manca, ragazzi. Possiamo. Ma dice che forse è il contrario, quindi è nato prima la maschera di Jagger del manga e poi e questa forse è stata ripresa, citata, omaggiata, però forse è meglio non indagare troppo perché se no potrebbero scoppiare scandali. Vabbè, qui in Italia capirai. Magari qualcuno sta riprendendo l'incontro. Esatto, qualcuno sta riprendendo? No, allora possiamo raccontare tutto. No, meglio di no. Scherzo. Volevo fare una domanda, è una mia riflessione pura, ok? Perché è vero che io non sono della generazione di Ken il Guerriero, però Ken il Guerriero quando l'ho visto a me mi ha emozionato, mi ha colpito tanto, mi è piaciuto sempre. Però ho sempre avuto l'impressione che Ken fosse un eroe per sbaglio. Cioè tipo Ken ha un cammino che incidentalmente lo porta a salvare il mondo, però lui di base non è che vuole salvare il mondo. Vorrebbe okay. Fare la sua vita, andare in vacanza con Giulia. Sì, esatto. Vedersi capito, capito queste terre desolate. Volevo capire se anche i maestri quando l'hanno disegnato lo hanno fatto tenendo nel cuore, nello spirito questa idea di lui salvatore o di lui che si fa i fatti suoi. Sei un provocatore, Caverna. Fai bene. そんなこと思ったこと一回もないです。ケンシロウほら、あの人なんか本当になんか偉いことにならないと全然自分から動かないじゃないですか。Dice Ken Shiro è il tipo personaggio che
se non gli casca il mondo addosso non fa niente. Dareka shinjattari toka ano erai koto nacchatta tsutte so mitaina kanji natta tokoro de yoyaku ko nanka aitsura irusenei tokatte naru wake desu. Quando succede qualcosa poi si incavola, dice io non vi perdonerò mai. Allora hayaku yare yo to omottemasu. Quindi ecco, magari pensavo sbrigati, fa qualcosa, muoviti. Che voleva animarlo, poi voleva disegnare delle cose, giusto? A me ha sempre, prima accennavamo questa cosa, divertito molto questo lato pop con tutti questi personaggi del mondo anni 70-80 citati, omaggiati prima nel manga e poi riadattati nell'anime, nei film, no? Mi ha sempre esaltato questa cosa e in realtà ero curioso non tanto su questo ma di chiedergli, sicuramente il maestro Ayama ce l'ha, ma potrebbe averla anche il maestro Yokota, un ricordo del responsabile dei disegni delle animazioni originario della serie del film dell'86, cioè di Masami Suda, che è stato un punto di riferimento perché no, appunto per riadattare, quando voi vedete un manga ed è ultra pieno di tratteggi e le tavole di Ken erano e sono tutt'oggi con una lavorazione clamorosa, adattarlo in un prodotto animato e animabile non è proprio così semplice, tra l'altro io in passato l'avevo anche incontrato Suda e lui ci raccontava che il fatto di vedere tutte queste dimensioni diverse, più alte, più basse, più larghe, più strette, quasi, alcuni che sembrano dei nani, alcuni dei giganti, era stato fatto per cercare di rendere il tutto per quanto possibile un po' più, diciamo, giocoso, un po' meno realistico, diciamo, perché comunque diventava un prodotto per ragazzini, perché quando vai in TV in qualche modo cerchi un po' di abbassare tra virgolette il target per poter essere maggiormente fruibile il prodotto da un pubblico più ampio. E quindi c'è un ricordo che Sensei Ayama, o anche se ha conosciuto e ci ha lavorato il Sensei Yokota, hanno di... Masami Suda è stato il character design della serie originario e del film di 86 che ha dato veramente l'imprinting dell'immaginario animato di Ken, che è stato il maestro di questi due grandi artisti. あの、須田さんと初めて会ったのは、私がその、劇場の北斗の拳のスタッフに入った時なんですけれども、で、そこで私はまあ、いろいろ、紆余曲折があって、須田さんの取ってくれたレイアウトを使って原画を描くっていう仕事をやってたんですね。で、その時に須田さん自身がその私の目の前でこれはこういうふうにやってとかこういうふうにやるといいんだよっていう風な感じで書いてくれたことが何度かあったんです。で、それを目にすることができたのは私にとってはとても大きな財産だったと思っています。 Allora, io ho incontrato per la prima volta il maestro Suda durante la lavorazione del film del 1986 e il mio compito era quello di lavorare i layout che disegnava il maestro Suda. E, ecco, quando lo facevo, insomma, ecco, poi portavo sempre al maestro il mio lavoro e lui lo controllava e lo controllava davanti ai miei occhi. E il poter vedere, insomma, lui che controllava il mio lavoro e a volte lo correggeva è veramente un tesoro che mi porta ancora dietro nel cuore. で、だからその、なんていうかな、須田さんみたいな実力者が描いてるのを目の前で見ることができたっていうのは、その上手い人がどうやってこう描くかっていうふうなのが、本当によく分かったんですね。で、だから絵を描いてて上手くなりたい人は上手い人の描いてるところを見た方が絶対にいいと思います。 Ecco, il fatto di aver potuto vedere comunque un grande maestro come lui che correggeva i miei disegni è stata una cosa bellissima e consiglio a tutte le persone che vogliono diventare brave a disegnare di guardare, di osservare un maestro, perché soltanto così si impara, secondo me. Lui ha acquisito tantissimo le abilità di Suda. Il maestro Ayama ha acquisito molto, ha imparato tantissimo all'epoca e ancora porta con sé
grandi risultati fatti suoi. Sì, ho imparato tantissimo e tutti comunque i segreti che ho acquisito da lui comunque sono molto importanti e adesso じゃあのね、あの皆さんこういい話を聞けたということで、まあね、ここでこう、ね、ずっとこう、ね、あの立って見ていてくださるために皆さんにこうご褒美ということで、皆さんの葉山さんの書いてるところって見たいですか？Adesso insomma c'è una sorpresa, volete vedere il, il maestro Hayama che disegna? だよね、本当はね、こうあの、こういうとこじゃなくて、こうあっちの室内のステージでこうやると思ってたから、まあ、葉山さんと2人でこう絵描いてみんなに見せれればいいなと思ってたんですけど、野外になってしまったので、これ描けねえなとか思ってたんですけど、ちょうどあそこになんか台があるのでね、あの、そこで今からちょっと葉山さんにじゃあ描いてもらおうと思います。 Allora insomma pensavamo di fare questo incontro in un posto diverso, ma visto che siamo comunque all'aperto ci attrezzeremo con un leggio con qualcosa per far disegnare il maestro. Bene, とりあえずあのね、その間僕はやることがないので皆さんの質問とかいろいろ聞いたりとかしようと思います。 Quindi insomma mentre il maestro disegna potete comunque commentare, fare domande, io vi risponderò. それとあの先ほど の、なんかね、あのジャギの仮面の話、ジャギのが先でした、とりあえずあなた方がこう今撮ってるものをあの世界に公開してしまうと私が怒られることは確定し してしまったので、もし世界に公開するときは編集してください。Quindi, riguardo la maschera di Jagger di poco fa, vi assicuro che è stata prima nel manga, quindi per favore se avete caricato su internet quel pezzo di prima, cancellatelo immediatamente. Grazie. Hai, allora, 見える人と見えない人がいるかと思うんですけど、これはあのじゃあイベント側の不手際ということで、私は最大限にサービスをするつもりで葉山さんにお願いしました。俺を褒めていいよ。Allora, io sono soltanto qui in veste di diciamo di direzionare, dirigente, faccio il dirigente, dirigo i lavori. Quindi un grande applauso al maestro Hayama. はい、ではね、あの葉山さんもね、お題があった方が、分かりやすい、なんか書きやすいと思うので、何を北斗の拳のキャラクターで何を書いてほしいのかってありますか？Che personaggio volete che disegni? Ken! Ehi! Ken とレイとラオウというのが出ました。うるせえよ。Ken とレイとラオウというのが出ましたんで、じゃあ、Ken の人。ケンシーロラオウレイはい、なんかみんな同じぐらいだから葉山さんに決めてもらいましょう。visto che comunque ho visto mani alzate comunque per tutti i personaggi, facciamo decidere al maestro Hayama. じゃあ私は楽させてもらって、どうぞ。 Bene, io mi metto qua seduto. ね、皆さんがね、あの本当に見たがっていたものが今見れるということで、はい、でそこでなんですけど、あそこそこのブースなんていうの、今の私と葉山さんがあのイベントのゲストでこういうふうにやってるところの時間以外のところでいるブースがあります。そこで、まあ、まずね皆さんがあの見て喜んだケンシロウありますね。Qui vedete l'allora delle stampe, abbiamo detto fatte in collaborazione con Nippon Shock Edizioni, che potete trovare allo stand, disegni realizzati appositamente dal maestro Hayama. Questo è Gio Taro, non è Kenshiro, mi raccomando.
ね違うのが出てきましたけど今回はね。ね、みんなグレンダイザー U は見てるかな？あれ、ユニットブックグレンダイザー U? 見てる。え、いい感じ？ベロ、ティピアセ。あ、いいんだ。あ、quindi ti piace, va bene. I gusti sono gusti. Ma meglio l'originale. はい、ではみんながお待ちかねのラオさんですね。え、これがラオ。あとね、イタリアの皆さんが大好きなコロテチね。ジーゼル、il personaggio più amato da voi italiani, vero? これを、なんだっけ、ここ、多分ね、見えないと思いますけどね、ステージの目の前のところぐらいにある日本食エディションという、ブースのところで、早山さんはこれにサインシートのどれかに、書いてみたりとかしてますので、興味がある方は来てみてください。Qui ecco, come abbiamo già spiegato prima, potete trovarli allo stand di Nippon Shop Edition. Quindi vi aspettiamo dopo l'incontro alle 20:30.今やあるやつが全部ありますんで、私のもあるんですけど、まあ別に見ないでいいよね。sta dicendo ecco c'è anche un mio disegno ma non ve lo faccio vedere perché non è bellissimo lo facciamo vedere sì è bellissimo みんなここに注目でもね、注目しないと集中してね。どうも。はい。ね、早山さんが一生懸命書いてる時にね、やることないんで、もし質問がある方とかいたら、聞いてくれると、まあ一応その私も北斗の拳漫画も大好きですし、アニメーションの方にも少しいろいろ関わったりとかしてましたので。Se mi sta dicendo insomma se avete qualche domanda potete provare a farla. Il maestro Oyama è bravissimo a disegnare e a rispondere contemporaneamente, multitasking. C'è qualche domanda? Hokuto no Ken になるところ。Seguito, no, seguito si aspettano tutti il seguito. Nanno? とりあえず私たちは今その触ってはいない関わってはいないんですけど、多分日本では北斗の拳の新しいアニメの制作が発表されました。In seguito, insomma, noi non ci stiamo lavorando, ma sappiamo che è stato annunciato un seguito animato.多分最初から多分作っていくんではないかと思うんですけど、この前ちょっとね会社の方に伺った時に何か見せるって言ったら、今ヨウさん関わってないから部外者に見せられないやつでシャットアウトされました。Probabilmente non è un seguito ma un rifacimento della serie quindi ripartirà da zero però neanche lui ha avuto la possibilità di vederlo。ただね、やってるスタジオはどこだかこの前聞いて分かったんで、今度スポットをこっそり忍び込んで、なんか盗んでおこうと思います。però mi hanno detto lo studio che lo sta producendo, quindi magari la prossima volta ci vado in incognito e cerco di farmi mostrare qualcosa。俺はね、これルパンと呼ばれてるからな。A me, mi potete chiamare Lupin se volete, はい、じゃあ次の方。
はいはい、中途半端だからじゃないですかね。Probabilmente perché era proprio una storia che non aveva né capo né coda. あのケンシロウのストーリーはもう終わってしまって、あのラオウの息子のリュウの話になってしまってて、で最後ケンシロウが記憶喪失になった挙句に、あのなんかあの変なカニみたいな変なにこうドリルで穴が開けられたりとかして、これは誰が見て喜ぶんだろうって話になってました。Quindi sì, probabilmente insomma la storia di Ken era finita, lui dice che Ken che cresce il figlio di Raoul e poi comunque forse non c'era comunque un interesse.だから多分漫画を読んでる人だったら分かると思うんですけど、その後にだからそのラオウ の, あの部下としてかその下下っ端でいたやつはバランってキャラクターがいて、まあ、そこでいろいろ出てきて豪商を果たしたりとかね、いろいろやったりとかしてたと思うんですけど、見て面白いかな。insomma tu hai letto quella parte ti è piaciuta è bella secondo te?まあだからね、ケンシロウが記憶喪失になって、ね、結局、まあ、ケンシロウがいると、まあ、リンとバットがくっつかないから、じゃあおじさんちょっと遠くに行くよって終わるやつだよね。そうですね、ケンシロウが perde la memoria、poi c'è リンのバット、non si prendono、allora lui se ne va e ti lascia。ね、でそこでよく考えると、その後、その時にバットがどういう目にあったか。ね、目が見えないやつにドリルでいっぱい穴開けられたら大変だったでしょ。もうあんなテレビで出てくるわけねえだろ。あ、come si sente Bart lasciato solo con Ken che non ci vede, no? Quindi insomma secondo lui non è un qualcosa che poteva andare in TV。いろいろな理由で、はい。だから北斗の拳2のところの、まあ、ショート海洋とケンシロウのところの、まあ、あそこら辺のところが一番キリが良かったんだと思います。もう一回これそれからその後に蒼天の剣というね、いろんな話がありまして、蒼天の剣まで読み進めていくと、作者何してくれるんだって話ぐらいになってくる。poi sì, poi comincia蒼天の剣e quindi lì si va un po' su qualcosa di particolare dove sicuramente neanche comunque il creatore originale sapeva più che cosa inventarsi。読んでますか？読んじゃった。bene。vediamo。え？Allora voi che magari non riuscite in questo va, capiamo? Ok, voi che magari... no, va, funziona? Ancora, stavo dicendo, perfetto, vediamo. Voi che non riuscite ancora a vedere perché magari avete il maestro che sta coprendo il disegno, vi assicuro che sta lavorando a un'opera d'arte. Cioè noi qua ci stiamo facendo veramente gli occhi così a cuoricino perché... abbiamo la possibilità di vedere da vicino davvero come lavora il maestro ed è eccezionale. In 5 minuti ha realizzato un'opera meravigliosa. Rimasti tutti senza parole. No,
perché il maestro, oltre ad aver lavorato a serie animate, aver diretto animazioni, è anche uno straordinario illustratore, di cui tra l'altro potete trovare il suo libro in edizione italiana allo stand Nippon Shock Edizione. Io ne approfitto per ringraziare ancora per l'incontro Nippon Shock Edizioni, Edoardo Serino, traduttore, vero supporter degli artisti giapponesi. E anche Reggi Reggio mi fa notare, e Rivin Comics. 早山さんが終わったらちょっとこうね皆さんがこう写真撮れるようにしておきますので、多分次のイベントが始まる前の短い間だと思うんで、早山さんが終わって下に置いたらそこで写真撮ってくださいね。 Allora, messo Ayama finito, possiamo magari fare una bella foto anche con il maestro. Vediamo un po'. Non capita tutti i giorni di vedere un maestro di tale caratura disegnare dal vivo. Abbiamo finito, sta firmando, è finito ragazzi, adesso scendiamo. C'è DJ Osso che dice andate avanti tutta la settimana. Vabbè, adesso famo disegni per tutti. No, no, vabbè, ma non è giusto. Adesso. Grazie, arigato gozaimasu, arigato sensei, arigato gozaimasu, arigato sensei. Grazie a tutti. Sporticino Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Con orgoglio e con onore siamo pronti a dare il nostro meglio. Con Pietro come guida, il nostro spirito non si arrende mai. Sporticino Game. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Speciale Rimini, Comics Bimi 5 e 4, Cartoon Club.